è Matteo Renzi, un nuovo partito. Matteo Renzi, un nuovo partito. Sì, ne hanno parlato il Fatto Quotidiano, il Giornale, il Libero Quotidiano, ne hanno parlato. Io la notizia l'ho appresa dal web, sul Libero Quotidiano, e la notizia ve la metto come dire nel riassunto di questo video. Ma sì, e il PD gli va stretto a Matteo Renzi, è una cosa vecchia, è una cosa vecchia. Non ci sarebbe da meravigliarsi che Matteo Renzi voglia farsi un suo partito, un partito se l'è fatto Silvio Berlusconi. Un partito se l'era fatto anche il potente PM di mani pulite, un partito. Tutti si fanno un partito, un nuovo soggetto politico di cui fosse leader Matteo Renzi e potrebbe avere il 10% dei voti, ma potrebbe essere anche l'ago della bilancia, un po' come il Partito Socialista Italiano ai tempi di Bettino Craxi, era l'ago della bilancia. Ma sì, il PD gli va stretto a Matteo Renzi, gli va molto stretto. Matteo Renzi si fonda il suo nuovo partito, prende un bel pezzo del PD e pare che si prenda anche un pezzo di Forza Italia. Si porta presso Maria Elena Boschi, Marianna Madia e i fedelissimi del PD e fonda un partito che può aggirarsi sul 10% dell'elettorato, un 10%. Sì, la storia non si ripete. Il Partito Socialista Italiano ai tempi di Bettino Craxi stava sul 10%, ma governava l'Italia, però governava l'Italia. Vedremo, cari amici. Una cosa è certa, che il PD è da molti anni che gli va stretto a Matteo Renzi. Matteo Renzi ha bisogno di un partito tutto suo, un po' come Forza Italia di Silvio Berlusconi, eccetera, cari amici. Si tratta di trovare anche il nome adesso di questo nuovo partito. Io ci penserò, ma il nome potrebbe rinviare al Giglio, il Giglio di Firenze, il Giglio, o anche alla moneta fiorentina ai tempi della grandezza di Firenze. Il Giglio è un nome bello, tra l'altro, Va bene, cari amici? Ok, e ora vedremo ciò che succederà, ok, cari amici? Le mie previsioni sono le previsioni di un filosofo un po' stoico e un po' cinico. La mia previsione è che Matteo Renzi lo fonderà un proprio partito. I suoi fedelissimi ci sono già, Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Mazzoni.